Negli studi di Nostri Vu ci ha raggiunto quest'oggi Francesca Zottis, consigliere regionale del Partito Democratico, benvenuta. Grazie. Non possiamo ovviamente che iniziare questa intervista parlando di quello che è successo in questi giorni con la nascita del nuovo movimento lanciato dall'ex premier Renzi. Lei era stata indicata a livello veneto tra i possibili consiglieri che approdavano al nuovo movimento. In realtà, con un comunicato molto chiaro anche tramite i social, ha detto che rimane nel Sì. Partito Democratico. Questa scelta perché? Ma diciamo, una scelta per me scontata, nel senso che per due motivi. Uno più ideale ideologico, nel senso sono nata nel PD e quando mi sono iscritta perché, come ho anche comunicato, vedevo nel PD un movimento plurale, c'è la possibilità di confrontarsi fra diverse anime e quindi di poter rispondere anche a una fascia di elettorato molto più ampia e con delle risposte molto più concrete. L'altra è anche una questione per me, diciamo, tra virgolette, morale, nel senso che io sono un consigliere regionale eletto nelle liste del Partito Democratico con preferenze. Le mie preferenze sono state date alla lista del PD, chiaramente, e se sono in consiglio è anche perché ero dentro la lista del PD e non in altre liste, e preferenze che vengono dal mondo, molte, non solo dal mondo del PD, ma molte dal mondo del PD e in modo estremamente trasversale. E, è un elettorato che ho raggiunto nella città metropolitana. E quindi non potevo in questo momento fare altre scelte che rimanere all'interno del PD in coerenza con quello che era stato il voto di 4 anni e mezzo fa ormai e in precedenza per quanto riguarda le amministrative invece di quasi 6 anni fa. E quindi queste sono le due motivazioni principali. Agli amici e compagni che se ne sono andati io auguro in bocca al lupo e esprimo anche il mio dispiacere. Non è un giudizio, è un dispiacere per un percorso che è stato fatto e anche per un'idealità che ci ha, per quanto mi riguarda, chiaramente accomunato molto in termini di idee. Le idee comunque che avevo prima non cambiano, pur rimanendo nel PD e non in questo momento Senta, affiancandomi a Italia come Viva. vede questo governo che è nato a questo punto ha quattro gambe, Sì. PD, 5 Stelle, la gamba più piccola di Leo e il nuovo movimento di Renzi. Come lo vede? Lo vedevo meglio prima del movimento di Renzi, però insomma, no, lo vedo positivo, nel senso che può essere, è nato, diciamo, tardivamente, ma può essere un momento anche per il Partito Democratico di riscatto e anche di poter costruire una cultura diversa all'interno, del nostro Stato, dell'Italia. Una cultura di riavvicinamento a quelle che sono chiaramente le fasce deboli e una cultura di riavvicinamento a quello che non è più una cultura dell'odio, ma può essere una cultura dell'incontro. Quindi a quattro, ma ben venga e speriamo di poter governare per i prossimi anni. Ecco, l'anno prossimo si vota per le regionali, intanto parliamo della questione dell'autonomia. Questo. Adesso è in atto questo scontro tra Zaia e il nuovo ministro Boccia. Cosa succederà secondo lei sulla partita autonomia? Ma allora, per noi sarebbe importante chiudere, nel senso che comunque Boccia, se viene immediatamente in Veneto, si incontra con l'Emilia-Romagna, con la Lombardia, vuol dire che ha l'obiettivo comunque di fare Lo una farete nei prossimi proposta, giorni? sì, lunedì, di fare una proposta per andare verso un percorso di chiusura. Il problema vero è che secondo me invece ci sarà una partita a scacchi, nel senso che fino ad oggi la partita non si è chiusa pur avendo un governo leghista, che vuol dire che la proposta delle 23 materie di Zaia, come abbiamo sempre sostenuto, pur sostenendo l'autonomia, non è sostenibile, volendo usare lo stesso termine, e non è fattibile. Nel caso di Salvini, secondo me, perché comunque avendo fatto un chiaro accordo col Sud quando ha tolto la parola Nord, gli veniva molto difficile. E poi comunque non tiene da un punto di vista, diciamo, proprio di tenuta nazionale. E la proposta che noi avevamo fatto di 5-7 materie, quindi di riduzione comunque delle materie, andando a indicare anche delle modalità poi di federalismo e autonomia su costi standard ed altro, è una proposta abbastanza dettagliata che può invece mantenere sempre anche un equilibrio di natura nazionale, guardando quindi a un principio anche comunque di sostegno nazionale, e nello stesso tempo che dà quella giusta autonomia e quella giusta libertà e quel giusto sostegno a quelle che sono delle regioni virtuose. C'è anche comunque già una legge sul federalismo, Sì, basterebbe sì. applicarla. Secondo lei si chiuderà sulla proposta Bonaccini, che ricordiamo è il presidente della regione Emilia-Romagna? Il tentativo sarà questo. Dopo io credo che Zaia non lo accetterà in modo più furbesco,
senza che sostanziale. Sarebbe un errore non chiudere, anche perché non ha chiuso prima, perché non poteva. Abbiamo sempre mandato la palla in avanti. Non è colpa dei 5 Stelle, smettiamola di dire che è colpa dei 5 Stelle, che i 5 Stelle sono andati a votare anche per l'autonomia, almeno una parte di loro, e quindi invece il problema è la Lega. Senta, un'ultima cosa proprio in conclusione, visto che abbiamo parlato di autonomia, sarà uno dei temi della prossima campagna regionale, si vota l'anno prossimo. È nata anche l'idea, in questo caso nel Veneto, lanciata dai 5 Stelle, di un possibile dialogo tra voi, tra il PD e 5 Stelle, anche a livello regionale. Secondo lei, banco di prova saranno l'Umbria e l'Emilia? Il banco di prova saranno l'Umbria e l'Emilia, dopodiché in Consiglio regionale c'è un dialogo, c'è già sui provvedimenti che si portano avanti, alle volte c'è una sintesi, alle volte invece non c'è tra di noi e quindi andiamo su strade diverse. Credo che la possibilità debba essere comunque valutata e un percorso si debba iniziare visto le convergenze nazionali, senza né chiudere né aprire facilmente a un'altra forza che chiaramente ha le sue diversità e ha le sue accomunanze col Partito Democratico. Secondo lei può durare? Questa nascita della quarta gamba mette secondo me un rischio in più, nel senso che gli accordi dovranno, le mediazioni dovranno essere superiori rispetto a quelle che potevano esserci prima, può durare tanto quanto riusciamo a essere, diciamo, ad accomunarci in termini anche di alcuni principi base, adesso vedremo la finanziaria, quali saranno le priorità. E mantenere magari fissi due o tre provvedimenti di legge e non espandere troppo la nostra capacità di azione, perché e quindi non so se può durare fino alla fine del mandato. Ringraziamo Francesca Zottis, consigliere regionale del Partito Democratico.